Diciamo che Freud ha considerato l'Edipo in tre termini. E Lacan considera che c'era un termine che era mancante, e cioè è il famoso fallo. Allora, il fallo com'è che funziona? Il fallo è il personaggio più poliedrico che esiste nella psicanalisi. E quindi non possiamo dirne, ma comunque nell'Edipo si presenta come l'oggetto del desiderio della madre. Quindi Lacan mostra che un Edipo ha quattro termini, non ce n'ha tre, perché l'oggetto del desiderio della madre è la posta in gioco di quello che succede lì, dell'intervento del bambino che vuole identificarsi con quell'oggetto lì per rispondere al desiderio della madre rispetto a quell'oggetto lì e la sua combattività rispetto a dove piazzo il mio figlio rispetto a questo oggetto del desiderio, lo fa coincidere? Oi, 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 povero bambino, non lo fa coincidere? Oi, 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 il bambino si sente dimenticato, comincia il grande casino della normalità umana. Poi interviene il padre rimettendo le cose a posto quando interviene, e cioè tu madre non utilizzerai di tuo figlio al posto di quell'oggetto, tu devi rimanere mancante. Perché tu madre devi rimanere mancante? Perché se tu rimani mancante, tu ti scopri donna. Una madre è piena, una donna è mancante. Ed è proprio attraverso questa mancanza della donna, poi mancante di niente, bisogna pur dire. Ma è su queste mancanze che si svilupperà tutto il rapporto con i figli e bisogna dire che più un padre è capace di intervenire in questa dinamica, più diciamo i figli se la cavano.